scritto già in tanti che sei dolce romantica, cara Romagna, ed anch'io che non sono di qui canto per te. Tanti saluti, sì, tanti saluti cari, cari, cari a tutti voi amici che siete lì e mi state guardando, grazie, grazie della preferenza. E allora siamo ancora a Carnevale, qui abbiamo creato un'atmosfera, beh, insomma, per quello che abbiamo potuto fare, abbiamo portato questi boa, taratata, taratata, e Carnevale, Carnevale per tutti voi, auguri di un buon Carnevale. Arriveremo al 14, mi pare che il giorno di San Valentino, oe oe, auguri a tutti gli innamorati, sarà l'ultimo giorno di Carnevale, quindi c'è una grande atmosfera di Carnevale ovunque, soprattutto all'interno di Romagna Romantica. Ci sarebbero, beh, probabilmente, forse, erano necessari due fiocchetti, due castagnole, ma li farete voi che siete a casa. Bene, e allora, amici, buon divertimento in compagnia di Fiorella Casei, in compagnia di Romagna Romantica. Scaletta strepitosa, brani davvero straordinari. Inizieremo con due polche, mica una, due, e poi rumba italiana, che piace tanto ai miei carissimi amici di Torino. Spero, ecco, che possiate vedere, perché ci sono stati dei piccoli problemi con streaming, ma adesso hanno ripristinato il tutto, e allora tra poco vi manderò questa canzone che a voi sta molto a cuore, e chiuderemo con un'altra cosa davvero, un altro brano davvero meraviglioso. Ma c'è tempo, sì, diamo tempo al tempo, e allora partiamo con Ariete, taratata, taratata. E allora, il vostro cielo sembra più calmo rispetto ai giorni scorsi, anche se per Marte e Venere dissonanti, il rapporto a due è comunque inquieto. Una parola di troppo potrebbe far scoppiare una guerra. Il vostro rapporto è solido, non avrete nulla, ma nulla da temere, tenete a freno la lingua. Soprattutto, e la salute è OK. Toro, perché single non sarà una settimana avara di incontri, e uno potrebbe far battere il cuore come non vi stava capitando ormai da tanto tempo, o addirittura non era mai accaduto. Incrociate le dita, le incrocio io per voi, potrebbe essere la volta buona. Giornate alternanti con continui sbalzi d'umore nell'ambito professionale, per qualsiasi cosa aspettate momenti migliori. E salute discreta, c'è un po' di stress accumulato, presto passerà. E allora riposatevi, mi raccomando. Gemelli, si preannunciano molti via va notizie, viaggi, spostamenti, movimenti, quasi tutti incentrati sul lavoro. Gli affari e le finanze sono favoriti dagli astri. Ok, ok, per quello che riguarda la salute. Allora partiamo a breve con una bellissima polca di Aldo Simoni, ma vi voglio parlare immediatamente della pasta fresca Sole in quel di Villa Verucchio di fronte a Piazza Europa. Allora, è rinomatissimo ormai questo, questo laboratorio di pasta fresca. So che molti di voi siete andati a farvi una buona provvista, altri andranno. Mi raccomando, vi invito ad acquistare questa pasta fatta veramente. Io vi faccio sempre il gesto, io non sono capace, però so che si fa così, se sciadur. E allora, pasta fresca veramente fatta come lo faceva la nonna, ecco, la vostra nonna, la vostra bisnonna. E allora trovate anche dei ragù di vario tipo, e dei contorni e dei secondi, e poi lasagne, cannelloni, nidi di rondine, su ordinazione. E allora, pasta fresca Sola, mi raccomando, a Villa Verucchio in Piazza Europa, anzi di fronte a Piazza Europa. E adesso vai con una polca in compagnia di Aldo Simoni. Olè! Thank you.
Allora, carissimi amici, io vi rivolgo un invito. Sì, a tutti voi che siete davanti al teleschermo. Vi aspetto alla nuova Arena Folk in quel di Caelungo a San Marino, nella Repubblica di San Marino, per mercoledì 7 febbraio, mercoledì prossimo. Terza serata all'insegna del buon umore, della buona musica dal vivo, del divertimento. Insomma, è una serata davvero straordinaria alla quale non dovete mancare, mi raccomando. È la terza serata, l'inaugurazione è stata il 3 di gennaio, la seconda serata il 17 di gennaio e questa è proprio mercoledì 7, perché gli appuntamenti alla nuova Arena Folk sono il primo mercoledì del mese e il terzo mercoledì di ogni mese, è ovvio. Grandi sorprese, allora, a parte la grande orchestra Marcore, che sono bravissimi e straordinari, io presento la serata, animo un po' il tutto, ma ci saranno dei grandi ospiti, tra cui Maurizio Spada, Delio Chiarabini e Gisto Baiardi, e delle sorprese le quali non vado ad annunciare o a dirlo in anticipo, se no che sorpresa è. E allora mercoledì 7, chi vuole intervenire alla serata danzante potrà arrivare alle ore 21, chi invece vuole cenare con il buffet, tra l'altro un buffet, ragazzi, non ho mai visto una roba così, di tutto e di più, quindi potete cenare con il buffet che viene preparato dai gestori del ristorante Garden, e quindi fatevi trovare verso le 19.30, le 20, 7.30, 8 e prenotate, mi raccomando. Allora, nuova Arena Folk a Caelungo di San Marino, centro vacanze, dove c'è poi il ristorante Pizzeria Garden, vicino al Brico. Avete capito bene? Vi aspetto, anzi vi aspettiamo. E allora, amici del Cancro, ascoltate, evidenzierete delle capacità pratiche sul campo del lavoro assegnandovi la stima di collaboratori e superiori. La salute va bene, rilassatevi di tanto in tanto e fate delle lunghe passeggiate, aiutano a smaltire lo stress. Leone, riuscirete tanto più nel lavoro quanto più agirete da soli. Si prevedono svantaggi se interverranno anche i colleghi. Salute così, un po' di stress. E chi non è stressato, ragazzi? Nella vita di oggi, cioè, ognuno di noi ha la sua parte di stress. Ah beh, non si può fare altrimenti. Allora, Vergine, avete un cielo amico che vuole vedere nuovamente innamorato il tuo cuore. Si tratta di un momento tranquillo, sempre più rispondente alle tue aspettative e alle tue necessità. Quello che gestirai in queste settimane nel lavoro sarà avvalorato da grande fortuna. La salute buona. Adesso vi voglio tutti in pista. Allora, vabbè, io vi vorrò tutti in pista alla nuova Arena Folk mercoledì 7, ma ora vi voglio in pista, facciamo un po' di allenamento. In casa, dove siete, anche siete, che ne so, in sala da pranzo, in camera da, che ne so, dove siete, preparatevi a ballare questa polca molto molto bella. Il titolo è Bombardamento a tappeto, l'orchestra di David Pacini, vai! Thank you.
gran bella polca, ragazzi, che goduria, che divertimento, bombardamento a tappeto con David Pacini. Ma non è finita qui, perché poi abbiamo occasione di ascoltare altri brani, perché io vi canterò rumba italiana, poi ci sarà Jacopo Bassi e Simone Geminiani con un Testa Rossa, ragazzi, che è una cosa davvero straordinaria. Allora, tra poco uno spazio pubblicitario, uno spot pubblicitario, ma prima di andare in onda con l'Hotel de Bain di Rimini, dove trovate delle grandi promozioni, anzi approfitto dell'occasione per ricordarvi che l'Hotel de Bain, io mi rivolgo a tutti gli amici che ci seguono da lontano, ovviamente non agli amici romagnoli, per carità, anche voi potete fare un periodo di vacanze in questo hotel dove trovate di tutto e di più, una piscina stupenda, sempre al sole, un parco giochi, un parcheggio, tutto gratuito, mangiate da Dio, abbondante, buono, genuino, 50 metri dalla spiaggia. Ora ci sono delle offerte che nella tariffa di pensione completa comprendono anche l'acqua, il vino, la tassa di soggiorno, meglio di così, anzi, se siete romagnoli, chiudete casa e andate all'Hotel de Bain, che non fate nulla, mangiate, bevete e forse spendete meno che starvene a casa. Bene, detto questo, ecco, io mi rivolgo al pubblico che ci segue su streaming e che ci segue da lontano. È un'occasione davvero unica prenotare in questo periodo, nel mese di gennaio e di febbraio, veramente ci sono delle promozioni più che mai straordinarie. Ma prima di farvi vedere il filmato dell'Hotel de Bain, vi ricordo Moda Cappelli Maria Pia a Rimini. Ecco, io mi muovo la capigliatura, dove ovviamente è bravissima nel taglio dei capelli, insomma è una parrucchiera che ha un'esperienza infinita. Ma voi che avete problemi di caduta di capelli, voi che avete problemi di forfora, voi che avete quel prurito costante nella cute, beh, insomma, per qualsiasi diciamo problema alla cute e ai capelli, rivolgetevi a Maria Pia, è veramente un'esperta in materia e vi aspetta in via Pascoli di fronte a Viale Praga. E adesso tutti al mare e tutti all'Hotel de Bain di Rimini. Bene, allora tra pochi istanti vi canterò rumba italiana e saluto gli amici di Torino, Actis, Manzini e tutti gli altri. Allora sì, avete ragione, io mi sono vista arrivare parecchi messaggi su WhatsApp dicendo streaming, cena, non si vede, c'è qualche problema. Abbiamo avuto alcuni problemi, lo ammettiamo, ma in grande velocità è stato ripristinato il tutto, quindi adesso ci vedete. Ditemi qualcosa, mandatemi un messaggio, ok? Però sono certa che tutto è alla perfezione. Allora, bilancia, pieno recupero dopo due giorni di stallo, comunque di tensione piuttosto alta, pure l'amore si risveglia, oibò! Per le coppie forti questo è un periodo importante, bisogna trovare casa, magari impegnarsi anche a livello economico e tempo di scelte. Salute discreta. Scorpione, sicurezza e fiducia in voi stessi saranno la chiave per realizzare ciò che desiderate, traguardi in ambito lavorativo e di conseguenza anche economico, incontri piacevoli e all'insegna della passione. La salute è buona, ma migliora con un po' di movimento. Sto movimento, bisogna pur muoversi, io sono una pigra, ma anche voi dite la verità. Comunque la salute è buona. Sagittario, i pianeti influenzano positivamente affari e fortuna, positiva quindi anche la sfera dei sentimenti, delle amicizie e le vicende familiari. Fortuna al gioco, la salute è in crescita, attenzione a non accumulare stress. E allora, mando un grosso bacio intanto ad Alex Toriani di Trarivi, che ha festeggiato alcuni giorni fa 17 anni. Alex, ci sentiamo dopo aver cantato rumba italiana. Intanto saluto te e la tua famiglia. E adesso per gli amici Rosa, Adriano, Marcello, Maria, Tiziana, Davide, a questi cari amici di Torino, ma anche a tutti voi ovviamente che mi state guardando, beh, io vi spedisco questa rumba italiana. Purtroppo è questa, ha rubato e più non posso.
gatto più affamato che ha l'istinto del famelico, vi assicuro che è il più onesto oggi in questa società. Passano di tasse, solo scandali e promesse, ma che servono gli arresti se già stanno a Saint-Tropez? Sono tutti nomi in vista, con incarichi strategici e fra i tanti della lista manca solo il buon Gesù. Rumba italiana, cantiamo in tanti perché. Le canzoni, siamo tutti un po' filosofi, non fregateci anche il sole, quello no per carità. Si sono presi il dinero, buon carnevale a tutti voi cari amici, un augurio di buon carnevale anche alla mia cara amica Adriana Pollini di Villa Verucchio, non solo a te ma anche ai tuoi figli, un abbraccio e tanti cari saluti. Ma adesso festeggiamo il caro Alex Toriani di Trarivi, 17 anni alcuni giorni fa, eh? Caro Alex, una dedica televisiva per festeggiarti in occasione di questo momento così particolare della tua vita. Tra l'altro il brano che adesso ti dedicheremo è una polca dal titolo Testa Rossa e tu la sai ballare veramente in modo perfetto, perché io lo so bene che sei un bravo ballerino, complimenti. Allora Alex, auguri per un futuro radioso, auguri per un avvenire davvero straordinario, che la vita ti possa dare tutto quello che c'è di buono, di bello, la salute, l'allegria, la felicità, la serenità, un buon lavoro, perché no? E quindi auguri di ogni bene con tanto amore dai genitori Amos e Sabrina, che saluto chiaramente, dai fratelli Paolo, Federica e Chiara, dai tuoi nonni Fiorina, Silvano, Maria e Aldo, ciao amici miei, da tutti i cugini, zii e parenti, lontani e vicini, quindi tutti vicini a te in occasione di questi tuoi favolosi 17 anni. Auguri Alex, anche da parte di Fiorella e da tutti noi di Romagna Romantica. Tra poco in pista è Alex con Testa Rossa. Capricorno, la combinazione interastrale del periodo indica successi e buone notizie per molti di voi, attenti alle spese. L'oroscopo parla di incertezze finanziarie. La salute è buona, ma aumentate le verdure nella dieta che fanno bene. Acquario, questo segno è sempre pronto ad aiutare gli altri, ma adesso avrebbe bisogno di maggior conforto. I single vivono amicizie amorose senza
impegno. Piano piano va meglio la situazione lavorativa. La vostra salute è ok. E pesci, dovete portare più passionalità nei rapporti amorosi, sì, più comprensione nei rapporti familiari, sì, occhi aperti sui figli. Potrebbero correre dei pericoli senza esserne a conoscenza. Un nuovo progetto, salute in crescendo. E Alex, allora sei pronto per ballare Testa Rossa? Alex, tanti tanti auguri anche, e tu li conosci bene, quei Briconcelli, Sante, Renzo, Pasquale, con le rispettive famiglie. E allora non solo Alex Toriani in pista, ma anche tutti voi con Testa Rossa. Olè, vai! Saluto a Luca Bergamini, che l'avete visto alla batteria, al caro Faccani che ho intravisto in platea. Ecco, allora vi aspettiamo alla nuova Arena Folk, che è un'altra location, una nuova location rispetto a quella precedente, e si trova a Caelungo, centro vacanze, Caelungo di San Marino, dove poi c'è il ristorante Pizzeria Garden, mercoledì prossimo, grande serata con tanti ospiti, ma soprattutto con la musica dal vivo e con grande divertimento per tutti quanti. Mercoledì 7 vi aspetto. E allora si conclude così questa puntata di Romagna Romantica. Ole! Buon carnevale a tutti voi, amici. A mia mamma un grosso bacio, come sempre. Ciao mamma Angelina. Oh Angelina. Bene, e a tutti voi che siete lì davanti al teleschermo, grazie di cuore, mi inchino davanti a voi per ringraziarvi della preferenza e per augurarvi con tutto il cuore una settimana davvero strepitosa. Ciao amici! Cara Romagna, hanno scritto già in tanti che sei dolce e romantica. Cara Romagna, ed anch'io sono di qui, canto per te. Quando